Il ministro Lupi deve dimettersi subito. Il ministro per le infrastrutture, Maurizio Lupi, ha rassegnato le dimissioni. Il Movimento 5 Stelle lo ha chiesto con forza dopo aver denunciato il caso Incalza la scorsa estate. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle si oppone alla corruzione politica in Italia, come ricorda in aula Alessandro Di Battista. Maggio 2012, Presidente, vengono intercettati alcuni 'ndranghetisti, poi arrestati nell'ambito dell'inchiesta Emilia. Uno dice all'altro, è un terremoto, i comici hanno preso la città. Aprile 2013, Buzzi telefona a Carminati e dice testuali, il problema è un altro, il problema è che non ci stiamo più noi, Grillo è riuscito a distruggere il PD. Luglio 2014, interroghiamo il ministro Lupi qui alla Camera chiedendo le dimissioni di Incalza quando 8 mesi fa, a parte gli addetti ai lavori, nessuno conosceva l'esistenza dell'ingegnere Incalza. La figlia di Incalza parla con Sandro Pacella, anch'egli arrestato, e definiscono il Movimento 5 Stelle i soliti rompicoglioni che fanno male. Queste sono medaglie al valore, al merito che portiamo con grande orgoglio. Grazie. La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione del libro bianco di Ecofuturo, che è ricco di proposte interessanti per un futuro sostenibile. Ci sono 200 miliardi di euro che possiamo risparmiare semplicemente smettendo di buttare soldi dalla finestra, costruendo sistemi più efficienti, isolando le case e utilizzando una serie di risorse che abbiamo immense che vengono sprecate. La cosa estremamente interessante è che noi oggi abbiamo portato in Parlamento un gruppo di aziende italiane che hanno per la maggioranza dei brevetti originali italiani, perché con tutta la crisi che c'è comunque noi italiani siamo all'avanguardia in decine di settori, vengono da tutto il mondo a vedere come facciamo alcune cose, solo che queste aziende, così come i comuni che stanno facendo delle rivoluzioni ecologiche, tecnologiche e economiche, ci sono, ma non c'è da parte del potere, degli organismi dello Stato, interesse a supportare queste nuove tecnologie. La politica deve agire in due direzioni: consentire il cambiamento già in atto nella società civile, nei piccoli comuni, già in atto anche nell'imprenditoria illuminata, e oltre a questo la politica deve promuovere quegli stili di vita che vanno nella direzione della sostenibilità. Buona notizia del giorno, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto un'indagine ispettiva su nostra segnalazione sui piani di zona. Che cosa sono i piani di zona? Sono degli strumenti di attuazione dell'edilizia residenziale popolare che servono per convogliare fondi pubblici su soggetti privati che devono costruire per poi vendere o affittare alloggi, quindi case delle persone, a prezzi calmierati rispetto ai prezzi di mercato. Tutto questo sotto la vigilanza di comune e regione. Tutto questo non è avvenuto in questi anni. Noi abbiamo presentato interrogazioni a livello nazionale, regionale e comunale, perché solo a Roma ci sono 114 piani di zona attualmente attivi. E abbiamo segnalato questa messa a vigilanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto un faro grazie alla priscatola del Movimento 5 Stelle. Vi teniamo aggiornati per ulteriori sviluppi. Siamo qui per parlare di mercato elettrico, riforma del mercato tutelato e riforma delle tariffe. Prima di tutto, eliminazione del mercato tutelato, un meccanismo che oggi vede 9 milioni di famiglie risparmiare mediamente il 20% sulla tariffa elettrica. Seconda cosa, riforma delle tariffe elettriche. Viene spostata una grossa fetta di tassazione sulla componente fissa, cioè a prescindere dal consumo. Questa quota fissa verrà alzata moltissimo. Risultato: chi consuma poco pagherà un kilowattora più alto. Consumatori gettati nelle grinfie di questi signori con attivazioni non richieste, una vera e propria giungla. Bisogna opporsi e auspichiamo che ci sia un'autorità. Non sembra che l'autorità per il gas e l'energia faccia il proprio dovere. È un mercato assolutamente poco trasparente, poco chiaro, pieno di raggiri e truffe. E poi, diciamola tutta, ci sono anche le tariffe più elevate del 15-20%. No, ci opporremo. Ci troviamo
siamo qui in piazza Montecitorio, a pochi passi dai precari che adesso stiamo raggiungendo, i precari della scuola che stanno manifestando contro il piano di assunzioni di Renzi. Premier Renzi non può dire, fate il concorso, se lo superate, se no andate a casa, non lo può dire. Non siamo docenti di serie B, abbiamo pagato 2.000 euro, ci hanno estorto 2.000 euro per l'abilitazione, l'abbiamo fatta, vogliamo essere capiti, aiutati, compresi, siamo disperati. Stanno cancellando, ragazzi, una generazione. Noi faremo una grande battaglia in Parlamento, il problema è che, come voi sapete, ancora non abbiamo neanche un testo, ci prendono in giro pure su questo. Finalmente la scuola si fa sentire in questi palazzi. Non è possibile che dopo una sentenza della Corte di Giustizia Europea continuino a far finta di nulla, a ignorare quelli che sono dei sacrosanti diritti dei lavoratori della scuola, che vanno avanti la scuola da 20 anni. Queste persone hanno diritto di essere assunte. Ragazzi, noi daremo il massimo, da minoranza, dovete pure capire che i numeri, questa gente non si dimette neanche con quegli scandali vergognosi. E poi il problema, ripeto, sono solo i ladri, ci dicono non ci stanno i soldi per stabilizzare voi e poi si fottono tutto nel Ministero dell'Infrastruttura. Siamo qui oggi davanti a Montecitorio insieme agli agricoltori che giustamente sono arrabbiati, per non dire di peggio, di questa nuova imposta, di questo nuovo balzello. Il Movimento 5 Stelle dice no all'IMU sui terreni agricoli e per questo ha presentato una serie di emendamenti abrogativi. Allora, bisogna dire anche che questo governo, si parla tanto di coperture, però nessuno parla delle coperture delle famose 80 euro di Renzi. Ma noi siamo particolarmente tartassati, quindi i nostri bilanci sicuramente non riusciremo a chiuderli, perché è talmente iniqua. Chiamare questa una tassa, secondo me, è sbagliato. Questa è proprio una patrimoniale ingiusta. Noi veramente siamo in ginocchio, l'agricoltura è una realtà in ginocchio. Ma noi paghiamo sia l'IMU sulle case che sulla terra ed è insostenibile. E poi cosa facciamo? C'è l'Expo 2015 quest'anno, si parla di agricoltura sostenibile, si parla di un futuro verde e ci bastonate a noi ogni singola volta. E questa è praticamente una patrimoniale sui contadini. Mentre il governo spende tanti soldi, si prepara all'evento dell'Expo dove si parlerà di nutrire il pianeta, il governo decide di tassare chi produce cibo in questo paese. E perciò noi abbiamo chiesto in conferenza Caprucco e continuiamo a chiedere adesso di lavorare il venerdì, il sabato e la domenica, perché ci sembra il minimo che questo Senato faccia qualcosa nell'interesse esclusivo dei cittadini e che quindi finalmente, veramente finalmente, dopo 2 anni, facciamo diventare legge o almeno rimandiamo alla Camera il provvedimento sull'anticorruzione. Non voglio ricordarvi le parole del Presidente Mattarella, ancora una volta, davanti al quale tutti quanti avete applaudito e le vostre mani sono fatte rosse, forse l'ultima cosa di rosse che avete erano quelle mani. Allora, volete svegliarvi? Lo vogliamo fare per una volta tutti insieme? Tutto il Senato. Vogliamo dare a questo paese delle norme anticorruzione serie che combattano veramente la corruzione? Veniamo a lavorare e facciamolo! Passiamo alla votazione sulla proposta di modifica del calendario, di occuparci del disegno di legge anticorruzione venerdì, sabato e domenica. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. La proposta di modifica è rigettata, non è approvata. Questo, se l'avesse fatta Berlusconi, una manovra del genere, avreste occupato le commissioni. Ecco, placali Rosato, placali. Vergognatevi, tutto per mantenere un posto di lavoro, una poltrona a 14.000 euro al mese.